Cari miei, abbiamo visto con San Pietro che i limiti, le debolezze, a volte ci aiutano a scoprire qual è la nostra vera missione, il nostro posto vero nel mondo. Così è stato per San Pietro e così adesso per quest'ospite speciale che stiamo portando sul palco. È un illusionista della mente, bravissimo, è arrivato terzo ai campionati europei e rappresenterà l'Italia, uno degli artisti che rappresenterà l'Italia nei mondiali in Sud Corea. Ed è Christopher Castellini! Caro mio, illusionista della mente, quindi qual è la prossima la domanda che ti sto per fare? La prossima domanda che mi stai per fare è chiusa nella tua testa per ora. Certo. E non vorrei subito entrare all'interno della tua testa, no? Ma infatti non lo so qual è la prima. Hai indovinato, non sapevo che chiedergli. Hai visto. Bravi. Senti, caro Christopher, allora, raccontiamo intanto la tua storia. Noi abbiamo parlato appunto di limiti, no? San Pietro accetta il suo limite, accetta la sua incapacità di essere il super apostolo che voleva essere, e tu hai un limite che è evidente, no? Si vede. Certamente. Io ho una distrofia muscolare progressiva, che è una malattia particolare, perché è una malattia che ti fa vivere vari stadi della disabilità. Io fin da piccolo so di avere questa malattia, ma in qualche modo non ho la coscienza, perché un conto è sapere sulla carta che un giorno sarai su una carrozzina, un conto è poi viverlo. Quindi io, crescendo, inizio ad avere le prime difficoltà a muovermi. Verso gli 8 anni cado per terra, sono delle cose in qualche modo sporadiche, ma già so di avere questa malattia, che progressivamente mi toglie forza da tutti i muscoli del corpo. Ora sono in carrozzina, ma la malattia purtroppo va avanti in qualche modo. E la modalità con la quale capisco di avere questa malattia è anche la stessa con la quale porto avanti una passione, che la passione, l'hai detto bene prima, per l'illusionismo. Io scopro questa passione all'età di 8 anni, quando mia mamma mi regala un mazzo di carte. Inizio ad avere il sogno di avere un giorno uno spettacolo per il teatro. Però, scoprendo di avere questa malattia, capendo cosa significa avere questa malattia, inizio a pensare che non sia possibile realizzare un giorno il mio sogno. E per diversi anni ho creduto che fosse impossibile, ma ho scelto di non arrendermi e sono qui oggi. Ho un po' paura di te, eh? No. Quando mi guardi con quegli occhietti. Senti, caro Christopher, e questi genitori sono stati così tanto importanti per te, no? Certamente. Io ho anche un fratello che ha la mia stessa malattia, si chiama Carlo, 6 anni in più di me. Quindi i miei genitori sapevano che, avendo un secondo figlio, c'era il 50% di possibilità che avesse la distrofia muscolare progressiva, perché è una malattia genetica. E io sono grato tutti i giorni ai miei genitori, perché hanno scelto di essere aperti alla vita così, nella maniera in cui sarebbe arrivata, e così facendo mi hanno dato il regalo più grande che potessero farmi, che è appunto questa vita. A volte quando appunto guardandoti uno pensa che sei in un certo modo, no? Sei sulla sedia a rotelle. Ma l'illusionismo ci dice che la mente supera i limiti di quello che ci immaginiamo, no? Assolutamente sì. Ed è una verità che non riguarda solo l'illusionismo, ma riguarda tutta la nostra vita. Sai, spesso io incontro persone che mi dicono: sai Christopher, se fossi un giorno su una carrozzina, io non avrei la forza per accettare una situazione di questo tipo. Io probabilmente vorrei farla finita. E invece io sono qui a dire che non è così, perché solo quando viviamo delle situazioni di difficoltà scopriamo, forse non dove stiamo guardando inizialmente, però scopriamo che c'è una mano tesa ad aiutarci, che c'è qualcuno che è pronto a portare per noi anche la sofferenza. E anche la condizione più difficile diventa una opportunità per renderci conto di quanto tutto ciò che ci circonda sia straordinariamente bello e meraviglioso. Senti, Christopher, grazie. Tu hai fatto uno spettacolo che si chiama La Scelta. Che significa?
Significa, è uno spettacolo che parla delle nostre scelte. Le nostre scelte vanno a condizionare in toto la nostra vita. Qua. Esattamente, questo è un fotogramma di questo spettacolo che stiamo portando nei teatri di tutta Italia. La scelta perché le nostre scelte fanno la differenza. Le scelte che facciamo, ma anche le scelte che non facciamo. E io credo che in fin dei conti la scelta più importante di tutte sia vivere oppure aspettare. Aspettare cosa poi? Aspettare di essere più alti, più belli, di essere migliori, di essere perfetti in qualche modo. Noi non siamo perfetti, ma siamo unici. Dio ci ha creati per essere esattamente quello che siamo. E quindi l'unica scelta che possiamo fare di fronte a tanto potenziale, qual è se non quella di dire io scelgo di vivere? Ti senti vicino a San Pietro con questa imperfezione? Sai, io credo che nella società in cui viviamo abbiamo sempre di fronte a noi dei modelli di perfezione. Il fatto è che questi modelli di perfezione non sono veri perché ci portano a essere tutti uguali. E se noi fossimo tutti uguali, perderemmo la bellezza della nostra vita. E la bellezza della nostra vita sta nella diversità. E quello che dico sempre è che le possibilità della nostra vita sono infinite. Anche se ne togli 10, 100.000 o 1 milione, restano comunque infinite. È vero, non puoi fare tante cose che anche vorresti fare forse, ma quante altre puoi fare? E i limiti, la sofferenza, le imperfezioni ti aiutano ad aggiustare il tiro e andare nella direzione giusta. Christopher, voglio vedere qualcosa, cioè non è che, certamente, te ne puoi andare via così, cioè, chi si fida così a ciecamente? Faccio vedere qualcosa, dai. Ma certamente io proverei molto volentieri un esperimento. Sarà un esperimento molto particolare. Sì. Se vuoi posso provarlo direttamente con te. No. Non vuoi? No, paura, totale paura. Ma non è niente di pericoloso. Però se vuoi puoi scegliere tu una persona. Chi vuole? Chi vuole? Anche il nostro pubblico. Eccola là, te. Certo. No, ma anche perché io Cristiano voglio stare a ascoltare tutta la vita. Ma no, ma ci mancherebbe. Sei come il grande capo degli indiani, io ti voglio ascoltare. Ma no, anche un po' la cadenza del ritmo, sì, da saggio indiano, sì. È vero. No. Claudia. Ciao. Allora, io, Claudio, vorrei accompagnarti in un viaggio. Ti chiedo innanzitutto di sederti nel modo più rilassato possibile su questa sedia. Facile. Non preoccupate, è semplicemente un esperimento. Lo proviamo, va bene? Ti chiedo di appoggiare le ginocchia benissimo, le mani benissimo sulle tue ginocchia in questo modo. E ti chiedo, in questo modo, di chiudere i tuoi occhi. In questo momento di chiudere i tuoi occhi. Molto bene. Ora vorrei accompagnarti, Claudia, in un viaggio. In questo viaggio io vorrei che tu aprissi una porta ed entrassi in una biblioteca. Immagina di entrare in questa biblioteca. Alla tua destra e alla tua sinistra ci sono moltissimi scaffali pieni, ricolmi di libri. Hai tantissimi libri, tutta attorno a te sei circondata da libri. Tu stai camminando. A un certo punto ti fermi di fronte a uno scaffale. Uno scaffale, frutto della tua immaginazione, che in qualche modo ti attira. E in questo scaffale vedi un libro. Questa sera parliamo di San Pietro. Ti rendi conto che questo libro parla di San Pietro. Lo estrai dalla libreria e lo prendi in mano. Sentine proprio la consistenza di questo libro. Hai in mano questo tomo, lo apri, inizi a sfogliare tutte le pagine finché ti fermi con la tua immaginazione su una pagina che senti in qualche modo essere la pagina giusta per questa sera. A un certo punto ti rendi conto che questa pagina è totalmente bianca. È una pagina bianca. E con la tua immaginazione vorrei che tu immaginassi ora, in questo preciso istante, a caso, una parola. Non dirla, solo nella tua mente. Visualizza su questa pagina una parola a caso. Sto dando un sì o un no. Hai una parola in questo momento, a caso? Sì. Molto bene, cambiala. Un'altra parola a caso. La stai visualizzando in questo momento, su questa pagina? Sì? Sì. Per l'ultima volta cambiala ancora, un'altra parola, quella definitiva per questa sera. Hai in mente una parola in questo momento? Sì. Con la tua immaginazione, immagina proprio di visualizzare in modo chiaro su questa pagina. Immagina di strappare questa pagina, chiudere il libro, poi riporre il libro nella libreria. E ora
Apri gli occhi. Molto bene. Hai pensato liberamente a una parola in questo viaggio. Ti ricordi questa parola, soltanto sì o no? Sì. Sì, molto bene. Ora vorrei che tu mi guardassi negli occhi e pensassi intensamente a questa parola. Immagina di ripeterla nella tua mente. Pensa a una lettera al centro di questa parola, per esempio. Può essere una O? Un sì o un no? No, no, non no. È una O. Qualcosa di ondulatorio può esserci, però, in qualche sì. modo. Una U, forse? Una sì. U? Continua a ripetere questa parola nella tua mente. Prendo qualcosa per scrivere. Continua a ripeterla nella tua mente, per favore. Vai sulla prima lettera, per favore, soltanto nella tua mente. Okay, vai un po' avanti, vai verso l'ultima. Io non so se ho fatto giusto o meno, ma ti chiederei, vuoi per favore dire ad alta voce qual è la parola che liberamente hai scelto a caso un attimo fa? Dilla. Fiducia. Come facciamo a convincere il pubblico che non era preparato? Come facciamo? Notaio abbiamo. Il notaio. Don Gianluca, era preparato o no? No, che era qua a fianco a me. Ah, Don Gianluca è il prete. Sacerdote. Pazzesco, eh? Come hai fatto? Mistero. No. Grazie Claudia, grazie sei stata veramente estremamente comunicativa, sei stata una qualcosa di molto particolare. Ciao, grazie Christopher, grazie di tutto. Fuggi, la scappagliera, ti mette malissimo. Christopher, io non lo faccio assolutamente questo gioco, ho paura totale. Sei sicuro? Sì, sicurissimo. Guarda, non insiste, sono sicuro. Se vuoi io ti aspetto sempre al mio spettacolo e possiamo provarlo sempre dal vivo. Lo verrò senz'altro. Allora, dici cosa è santo per te. Certamente. Santo è colui che scopre che Dio lo ama immensamente. Santo è chi, con la sua debolezza e con i suoi limiti, permette a Dio di compiere meraviglie nella sua vita.